Stiamo vivendo la terza ondata pandemica, è una terza ondata che ci impone di mantenere quel rigore che non fermiamo da un anno. Io mi sono ammalato di Covid il 6 marzo del 2020, quindi un anno fa, giusto. E quindi vivo ancora questi giorni anche con un po' di partecipazione emotiva personale. È un anno che stiamo in trincea, ma siamo in trincea come tutti i cittadini e le cittadine del Piemonte. Il Covid ha stravolto la vita di tutti, nessuno esempio. Noi adesso abbiamo da assumere decisioni importanti perché il virus è cambiato, il virus è diventato un virus più veloce, più diffusivo, un virus che non risparmia nessuna fascia sociale. Nella prima ondata e anche nella seconda si registravano una maggior incidenza su certe fasce di età avanzata, oggi le registriamo anche nell'età inferiore. Per questo motivo il governo ha cambiato le regole, ha fatto un nuovo DPCM che abbiamo fatto insieme, ha cambiato il metodo di lavoro, non l'abbiamo visto un'ora prima come accadeva col governo Conte, ma l'abbiamo visto 48 ore prima lavorandoci insieme e soprattutto è stato comunicato agli italiani con almeno un paio di giorni d'anticipo, entrerà in vigore sabato. Noi con queste nuove norme abbiamo il dovere di alzare ancora di più l'asticella dell'attenzione sulle scuole, proprio perché la variante e le varianti incidono di più su queste fasce d'età, è il motivo per cui da lunedì tutto il Piemonte andrà in DAD dalla seconda media in su, ma in alcune zone del Piemonte in maniera chirurgica, laddove superiamo i 250 casi ogni 100.000 abitanti, così come dice il decreto, ci sarà la chiusura, o meglio la DAD, quindi la didattica a distanza, anche delle elementari e della prima media. Micronidi e nidi in presenza, sulla scuola materna stiamo raccogliendo i dati per capire se possono essere mantenuti in presenza, sicuramente però nidi e micronidi per ragioni evidenti. Sulla provincia del VCO noi abbiamo lavorato per essere chirurgici e quindi non guardando l'insieme dall'alto ma guardando le aree omogenee, quindi abbiamo utilizzato i tre vecchi distretti sanitari, Verbania, Omegna e Domodossola, e Verbania e Omegna rimangono accomunati alla decisione regionale piemontese, quindi qui ci sarà la DAD dalla seconda media in su. Mentre il distretto di Domodossola, che quindi è il distretto che da Mergozzo-Ornavasso parte verso l'Ossola, avrà la zona arancione rafforzata, così si chiama. Vuol dire che lì ci sarà la chiusura delle scuole, anche delle scuole elementari e della prima media. Chiusura vuol dire didattica a distanza al 100% anche per le elementari e per la prima media. Entrata in vigore lunedì 8, almeno fino a domenica 21, per cui pronti sulla giornata, in realtà la firmeremo fino al venerdì 19, guardatemi solo le date che siano corrette perché le sto facendo a mente, però noi andremo al venerdì in modo anche qua da dare l'anticipo sulla settimana successiva, comunque varrà due settimane scolastiche questa misura. I numeri sulla base della quale noi decidiamo sono i numeri che mi sono appena arrivati, sono aggiornati a ieri. Ve li leggo perché vuole trasparenza assoluta su questi dati, perché sono dati che hanno una loro oggettività e provocano anche degli automatismi, per cui il tasso di incidenza del Covid sul distretto di Domodossola è di 453 casi ogni 100.000 abitanti, il limite è 250. Omegna è di 145 e Verbania di 206, quindi questo valore ci permette di tenere le due altre aree. Il tasso di raddoppio vuol dire quanto è cresciuta il Covid nell'ultima settimana rispetto alle tre settimane precedenti, a Domodossola è 2,2, vuol dire che è raddoppiato. Nell'ultima settimana abbiamo raddoppiato i contagi nell'Ossola rispetto alle tre settimane precedenti, mentre su Verbania e Omegna è 1,3, quindi c'è un incremento ma non ancora un incremento così rilevante. Quindi il combinato disposto di questi elementi ci fa assumere questa decisione che io formalizzerò con un'ordinanza soltanto nella giornata di sabato perché devo attendere la pubblicazione del DPCM, ma che anticipo affinché
evidentemente le persone possano legittimamente e giustamente poter organizzare la propria vita.